Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi ritorniamo su eFootball 2023 per un nuovo contenuto della sezione Revival. Non so se posso chiamarlo format, anche perché comunque con il fatto che hanno messo questo reset build mi sono detto ma perché non provare a fare dei revival dei giocatori passati, no? Quelli che sono usciti fino all'anno scorso e che ancora oggi sono belli che giocabili. Mi sono detto proviamo a fare questo tipo di cosa. È già uscito un video riguardo Gabriel Omar Batistuta di settimana scorsa e oggi un altro revival. Volete sapere chi è? Ovviamente adesso lo andiamo a scoprire. Prima di andare avanti, lo sapete, qualora non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti. Come vedete gli angoli dell'immagine del video ci sono da una parte Instant Gaming e dall'altra parte ci sono Fitline, due sponsor che aiutano la visibilità e la qualità del canale. Quindi ragazzi, qualora voleste acquistare giochi a prezzi scontatissimi, passate tramite il link in descrizione, oppure se siete gente sportiva alla quale piace fare attività oppure essere concentrati durante le vostre ore in ufficio davanti al computer eccetera eccetera, Fitline è la catena di prodotti che fa per voi. Detto questo, così cerco di ridurre anche un po' gli sponsor, andiamo a vedere effettivamente di che carta andiamo a parlare quest'oggi riguardo la sezione Revival. Allora, è prossimo alla scadenza Leo Messi con la firma sulla carta, ve lo ricordate, era in un pacchetto dell'anno scorso. Ovviamente era buildato possesso palla e non potevo permettermi di utilizzarlo nel mio nuovo contesto di gioco. Qui ragazzi si può fare. Adesso, visto che hanno messo questo reset, io ho fatto una bella rebuild ai suoi parametri. Secondo me ragazzi rimane il giocatore il Messi più forte in game ad oggi, tolto il big time ovviamente, che la quale tra l'altro non mi ricordo neanche bene i parametri. Questo giocatore come vedete è stracompleto. Non vedete, poi c'è la telecamera, ma può fare il trequartista, la seconda punta, la punta e l'esterno destro. Lo proviamo in un contesto di gioco particolare e voglio però metterlo a paragone con il Messi del pack Argentina. Allora, eccoci qui, l'ho preso anche l'altro Messi. Come vedete l'overall è pressoché identico, 1,70, 72 kg, uno ha 31 anni, l'altro ha 26 anni. Andiamo subito a vedere la differenza tra i due giocatori. Comportamento offensivo, il Messi Barcellona perde 3 punti, però ne guadagna su controllo palla un punto. Prende sul dribbling, prende sul possesso stretto, hanno i stessi parametri di passaggio raso terra e vince anche sul passaggio alto. Finalizzazione la medesima. Calcio da fermo, il Messi Barcellona è più performante, perde un po' sul tiro a giro. Velocità, il Messi del pack Argentina prende un più 3, l'accelerazione anche si becca un più 1 quello del pack Argentina, e soprattutto la potenza tiro, il Messi Barcellona è a 79 mentre quello del pack Argentina 87. Controllo corpo 91 per tutti e due e anche qualcosa in più sulla resistenza. Diciamo che sulla parte tecnica il Messi Barcellona ha qualcosa in più. Per quanto riguarda invece la parte sulla parte della fisicità, della rapidità, il Messi Argentina ha qualcosa in più, si compensano. Genova, tu chi preferisci fra i due? A me ragazzi sinceramente piace più quello del pack Barcellona. Tenete conto che poi sono giocatori che hanno, mi pare, anche le stesse abilità, hanno entrambi forma fisica incrollabile. Vediamo un pochino, a parte che il Messi Barcellona un punto glielo dovete dare anche sullo stile di gioco, visto che comunque parte da 70. Messi Barcellona leggermente più tecnico, Messi Argentina leggermente più rapido. Ok, sto facendo anche altri test, ovviamente lo sapete benissimo. Messi lo mettiamo qua sulla destra insieme a Rashford, ribuildato anche lui. Metto di nuovo, ripropongo questo Alexander Arnold, anche lui è stato ribuildato. Rudiger ovviamente non ve lo so neanche a dire, e basta. Questa è la squadra ragazzi, andiamo in divisione e ci facciamo quel paio di partite per rivederlo in azione. Come vedete sono rimasto in divisione 3, ho fatto il mio primo ho provato la mia prima run, ma per un punto non sono andato in divisione 2. Ho un po' cristato, perché comunque so sempre che è così, nonostante la partita l'avessi anche giocata molto bene. È finita, mi pare, 2-2, non mi ricordo. Sa di fatto che comunque primo tempo non ho toccato palla e secondo tempo era un fenomeno. Sto gioco è sempre così,
Detto questo, siccome siamo in periodo di test, andiamo a provarlo. Divisione 3, sinceramente, mi interessa il giusto. Speriamo più che altro che possa rispettare le nostre attese. Mi sarà trovato 4 tacche e voglio vedere cosa succede, dai. Andiamo, speriamo che di non prendere una tramvata con i nostri amici. Potrebbe essere. Allora, ragazzi, Messi ha la freccia verde, quindi si becca un più 1, un più 2. Parametri, comunque, davvero, per essere una carta che ha più di un anno, è davvero forte. Davvero forte, c'è poco da fare. Ripeto, qualche punticino per forza di cose gli va dato sullo stile di gioco. Se giocate comunque contrattacco, contropiede veloce, via laterali o passaggio lungo, per cui lui parte con un 80 come stile di gioco soltanto sul possesso palla. Il resto è tutto 70, quindi 2 punti dovete darglielo sugli altri stili di gioco. Quindi, da ipotetici 12 punti che avete di livelli distribuibili nelle statistiche, due se ne vanno comunque sui siti di gioco, quindi è un peccato. Detto questo, la squadra comunque sta tutta bene. Vediamo la panchina. Io comincio con questo Mbappé davanti, che anche lui è stato bello che ribuildato. Ci farò un video anche su questo Kylian Mbappé, ragazzi, promesso. Andiamo a vedere l'avversario con uno 4-4-2-4, perché comunque c'ha, no, beh, un CLD come Beckham, è comunque centrocampista. Squadra interessante, diciamo un po' dispersiva, però ragazzi, non abbiamo paura e andiamo a giocare questa prima partita di oggi e speriamo che il gioco regga bene. Prima partita di quest'oggi, ovviamente vi taglierò sempre un po' il video, ovviamente, però mi interessa più che altro testarlo e tornare un po' a qualche anno fa quando l'ho presi. Senza neanche pensarci, ecco qua il suo primo scatto, un po' di rimpalli, ok, un po' nascosto, vabbè. Fa niente. Niente, ragazzi, mi sta dando particolarmente fastidio. Non riusciamo ad uscirne. Bravo. Speriamo che cambi qualcosa. Eccolo intanto. Perde palle in maniera proprio inutile. Non ho detto di passarlo a lui, era per Kylian Mbappé, però ormai è sempre il solito gioco, va bene. Perché ci mettono 2 anni. 2 anni ci mettono. Io posso farci veramente un cazzo qua. Va bene. Va bene. Non facile. Non facile. L'avversario bravo. Ovviamente ci vuole sempre uno schiaffone. Prima di farci ingranare. Niente. Questo Mbappé, secondo me, con le abilità giuste, lo fa diventare veramente una bestia. Ma quello che voglio capire io è una cosa, no? Se io ho un terzino, e in questo caso dall'altra parte c'è Tomiyasu, perché si deve alzare in maniera costante, no? Per cercare di creare che cosa? Nulla. Ancora, basta, ma si dimenticano del pallone. Oh. E levati! Che gol! Ma si è messo in mezzo Arnold o Dybala. Chi è che era? Dybala. Si è andata a intromettere. È una follia. Si dimenticano del pallone. Comunque, doppietta per Leo Messi. Abbiamo ribaltato la partita nell'arco dei primi 45 minuti, magari un po' ladrando, perché sono arrivati 2 tiri totali e in porta, di cui 2 gol. Comunque, non si stanno comportando male questi due insieme. Vediamo nel secondo tempo. Ok, secondo tempo. Speriamo più che altro di non vedere schifezzate. Lui non si dimenticano del pallone loro. Ma vabbè, non ci credo. Ma manco a me sarebbe uscita una roba del genere, oh. Ma neanche un po' di fortuna, porca miseria, oh. Mamma Rudiger.
Che lancio! Non ho preso in tempo la crocchetta. Però, tripletta di Messi. Tripletta di Leo Messi, ragazzi. Tripletta di questo signore qui. Mamma mia, e che cos'è? Che cos'è, ragazzi? Samba! No, scherzo. Manco Paolo, se per questo. Ok, bella azione. Subito, eh. Guarda qua. Guarda qui. Olè! Dal nulla, così. Diversamente da prima che lui è stata rimpallata sulle gambe, qua invece sulla faccia di Arnold, zero reattività. È come se praticamente gli avessi dato un'altra volta quel qualcosa in più, no? Ma come va adesso? Gakpo, tra l'altro. Facciamo dei cambi, ragazzi, facciamo dei cambietti, mettiamo Cruyff, poi ci mettiamo. Teniamo ancora Matthaus che sta facendo un partitone e continuiamo così per adesso. Ok, perfetto. Ok, 5-2. Solita azione, tra l'altro, eh. Non riesco, non mi garba più arrivare in porta e tirare con Mbappé. Preferisco metterla dall'altra parte cercando un altro giocatore perché mi sento più al sicuro. Ma che fai? Ma che fa? Non gli ho mai detto di fare una roba del genere. Ma ci rendiamo conto che fanno quello che vogliono? Bravo Messi anche nella rifinitura, se ci avete fatto caso. Tanti rimpalli. Sto notando veramente troppi rimpalli. Veramente troppi rimpalli. E quindi si fanno fatica immane. Proprio la gestione della palla. Bravo Leo. Sbam. Partito tutto da quel Messi lì, eh. Devastante davvero. Oh, come si muove nello stretto. Signore, sembra sia rosso, mi sembra, giallo. Fa l'ultimo uomo, giallo, sì, giusto. Va bene, diamo un po' di gloria. Attenzione. Vabbè, grazie. No, è arrivata lì, guardate. Poi 6 minuti di recupero per quale motivo? Sbam! Vabbè. 8-2, direi quaterna di Messi senza se e senza ma, davvero devastante in questa partita. Siamo partiti male noi, ma poi ci siamo ripresi al top. Voto questa partita, se dovessi fare soltanto il test di adesso, vi direi 10. 10 per questo Messi. Però beh, va bene così, andiamo alla seconda. Secondo avversario e ultimo di questo episodio, vediamo chi troveremo. X-Trai. Ok, vediamo i nostri come stanno. Rashford sta bene, Messi oh, stavolta è in forma fisica normale. Dybala, ovviamente, quando purtroppo succede, sappiamo a cosa andiamo incontro. C'è Cruyff che viene a darci manforte. Il restante, la squadra sta tutta molto bene. Questa è la squadra del nostro avversario, che anche lui usa quel Messi regista creativo come trequartista. Contropiede veloce, Alexander Arnold anche lui sulla destra, terzini molto offensivi in questo caso. Ultimo game di oggi contro il nostro avversario con lo stemma dell'Arsenal. Ragazzi, ho messo la maglietta nera,
perché lui aveva quella rosa e magari ci potevamo confondere con la maglietta rossa io. Quindi ho preferito fare la terza maglietta, che poi mi piace tantissimo, la terza maglietta della Roma, e vediamo. Attenzione, le ho messe subito. Prova la legnata. Ci sta. Di testa Messi Tomiyasu prende il comando ma non salta. Io prendo sempre gol così, oh. Sempre, sempre gol così. Ma Tomiyasu effettivamente è un terzino difensivo o fa quello che gli pare? Guarda, adesso è difensore centrale. Bello, bravo Rudy, bello, bello, bello. Tutto perché? Perché Rudiger ha stoppata di ginocchio e il Messi avversario comunque sta facendo una bellissima partita. Complimenti. Ma dai, raga, basta, Madonna, io ve lo giuro, guarda, io è perché, cioè, allora, ma guarda qui, va in anticipo, troppo in anticipo, è andato. Ragazzi, cioè, veramente, io mi sono stancato, veramente, mi sono stancato. Fai un altro stop, già che ci sei. Fai un altro stop, già che ci sei, la partita non finisce. Madonna, io, vabbè, Messi sta comunque facendo una bella partita. Io non so cosa dirvi. Di punto in bianco ti annulli definitivamente. Ragazzi, vedete scatto che ha fatto Courtois. Deve vincere lui sta partita, dai, c'è poco da fare. Raga, cioè, lui fa tutto il campo da solo. In mezzo al campo chi c'è? Ma dai, ma dai. Vince veramente un player medio. Vince un player medio. Nulla di che, ragazzi. Nulla di che. Nulla di che. Nulla di che. Mi ha fatto pure tiltare. Guardate, non corrono. Stanno fermi. Stanno fermi. Guardano la palla che arriva. Io cosa devo fare? Io cosa devo fare? Niente. Ragazzi, ci ho pensato, me ne volevo fare un'altra perché sono andato, ho tiltato troppo e porca vacca. Oh. Dicevo di proporre Mbappé davanti, ragazzi, perché veramente Rashford, ma basta. Cioè, dargli chance è riduttivo veramente. Alziamo un po' Fabinho che mi ha già stancato vederlo così basso. Azpilicueta perché ho fatto un fallaccio su con Arnold perché mi stava facendo incazzare, c'era cioè, un sacco di lag, cioè. Vabbè, ragazzi, andiamo a giocare sta partita. Vediamo almeno di vincerla. Già con lo stemma lì. Facciamoci quest'ultima, speriamo bene. Speriamo che almeno la partita sia godibile. Non che me la stoppino di ginocchio davanti alla porta. Cioè, porca miseria. Vedere quella roba lì mi ha fatto andare fuori di testa, ve lo giuro. Ma sono tutti storti.
sono tutti storti a correre, a stoppare la palla. Boh, ma non dico niente di che, questi giocatori. Vai Leo. Tiene palla Leo, mannaggia il crimine. Non mi ricordavo dei tatuaggi sulla maglietta così, sul braccio destro, scusate. Devo passare in mezzo dall'altra parte, ho rischiato tantissimo. Tanto, passaggio di Messi dalla destra, qua, verso Mbappé che attacca la profondità. Cioè, ci voleva tanto. Cioè, allora, facciamo un paragone. Mettete la partita di prima con questa di adesso. Secondo voi qua l'input lag è maggiore o minore? No, ve lo dico. Perché queste giocate non escono se c'è input lag. Al 100%. Entra qualsiasi cosa. Ogni cosa che chiedo esce stavolta. È assurdo. Mamma mia. Mamma mia. È un passaggio. Che bel body type che c'ha, ragazzi. Porca vacca. Guarda come va, cazzo va. Sbam. Madonna. Cioè, che body type che c'ha. Mamma. Messi e Neymar hanno fatto casini. Cioè, Mbappé ha fatto tanti assist, però Neymar e Messi, non so chi oggi stia performando meglio. Stranamente, stranamente. Ci può stare, dai. Ragazzi, passa ovunque. Cioè, passa ovunque adesso. È assurdo. Cioè, succede qualsiasi cosa, guardate. Lui ce lo fa rivedere. Cosa ha fatto? Cioè, è incredibile. Ma signore, uno non è che vuole perdere palla volontariamente. Si è stunato. Roba davvero che fa paura quella, eh. Roba davvero che fa paura quella, eh. Ok, togliamo qualcuno per far spazio ad altri dalla panchina. Vediamo chi sta performando bene. Ma anche Montao sta facendo una bella partita. Beh, ragazzi, si può togliere, dai. Diciamo che è un gran bel giocatore ancora ad oggi. Sono contento di avercelo, soprattutto di rinnovare il contratto quanto prima per poterlo continuare ad utilizzare quel Messi qua, perché è fenomenale. Che palle, minchia, ma come gli ritorna giusta? Mamma mia, cazzo. Due partite, 50 gol abbiamo fatto. Una partita che era quella che mi interessava. 0. Fine partita, 8-0. Ripeto, in due partite abbiamo fatto una fracca di gol.
nella partita centrale dove abbiamo perso 2-1, sembrava quasi che noi fossimo 3-4 categorie sotto a un certo punto. Allora, ragazzi, che dire, giocatore spaziale, quelle due partite che è riuscito a incidere è stato fantastico, veramente, è stato bello poterlo riutilizzare, continuerò a farlo. Nel mio modulo, quello che conoscete, 4-1-3-2, è sempre comunque un subentrante. Ho intenzione di mettergli riserva di lusso, non mi va di sostituire altri giocatori. Sapete che Dybala per me è imprescindibile, anche se comunque ha una passiva diversa, però sto Messi davvero fortissimo, un giocatore spaziale. Per chi ce l'ha, mi raccomando, non fatevelo scappare, anche perché poi la carta firmata, quindi anche il suo design è molto molto bello, molto molto bello. Quindi mi raccomando, non fatevelo scappare. Voto di consueto, gli diamo un bel 8 perché mi ha fatto una bellissima impressione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se ce l'avete e se foste in dubbio se utilizzarlo o meno. Abbiamo anche paragonato al Messi Argentina. Vi ricordo che questo è molto più tecnico, l'altro invece è un attimo più veloce. Detto questo, fatemi sapere e come sempre, buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao.